Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, benvenuti oggi giovedì 3 dicembre 2020 alla quinta puntata di Insieme a Canestro. Come vedete, rientro in pista dopo una settimana di assenza, ottimamente sostituito dal collega Antonio. Oggi è una puntata piuttosto anomala perché sapete benissimo che il campionato di basket si è fermato per permettere alla nazionale di giocare nella cosiddetta bolla di Tallinn la partita solo contro la Russia, per cui affronteremo argomenti di varia attualità. Prima di passare al cuore della puntata, permettetemi di presentare gli illustrissimi ospiti di questa sera. Abbiamo Ariel Filloi, guardia della Victoria Libertas Prosciutto Carpegna Basket Pesaro, Marco Buttafava, direttore commerciale IMV Chemicals, e Mauro Procaccini, l'indimenticato Angelo Biondo della Victoria Libertas anni 70, fine anni 70, allenatore ed anche opinionista. Prima di cominciare, ricordo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming su Facebook, oltre che sul canale 633, chiaramente abbiamo attivato un numero di WhatsApp che prego la regia a mandare in sovraimpressione, 346 3673 780, per permettere a tutti i nostri telespettatori anche in settimana di interagire con la nostra redazione. Se qualcuno avesse dei suggerimenti, dei commenti, delle domande da porre ai vari ospiti che sono e verranno in trasmissione, con molto piacere le manderemo in onda. Intanto sapete tutti che la Carpegna Prosciutto finalmente è uscita dall'incubo Covid, tutti i giocatori sono negativi, per cui si tornerà in campo domenica contro Treviso. Ma partiamo dalla presentazione, non me ne vogliano i due ospiti italiani, partiamo dalla presentazione del campione argentino Ariel Filloi, naturalizzato italiano. Ariel, in famiglia tuo padre ha giocato a Sì. basket. Herman, vestì Herman. addirittura la canotta della nazionale argentina. C'hai tre fratelli che giocano a basket. Ma a casa tua, oltre a pane cinciulinas, pane asado e Cinciulina. pane il dulce de leche, solo pane basket? Pane basket, Pane sì. basket. Ecco, Io sono il più raccontaci di questa piccolo. passione. No, io sono il più piccolo di, come hai detto, di quattro Sì. fratelli. Quando io camminavo, gli altri già giocavano a basket, quindi non avevo molta alternativa. Ma le cinciuline ti piacciono? Sì, l'asado si mangia. È un Quando si piatto può, quando si fantastico. può, si mangia. Senti, non potevamo tra l'altro nella settimana di commemorazione dalla perdita del grande Maradona tornare sull'Argentina ed invitare un ospite sudamericano. Tu lo hai conosciuto, Diego? No, non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, niente, si vede già da tutto il mondo dello sport come anche i più grandi campioni sono molto tristi da questa perdita, no? Per l'Argentina era un personaggio incredibile, giocando a pallone è riuscito a far felice tantissima gente. Un continente ha fatto felice, Sì. esatto, sì. Sì, più che un continente penso che in tutto il mondo, quelli che giocano a calcio o anche no, faceva veramente piacere vedere. Io Bisogna chiederlo ogni agli tanto inglesi, guardo eh. le immagini ancora e quando fa certe cose mi viene la pelle d'oca. Sono immagini da, non so, quando giocavo a Napoli o con la nazionale, parliamo di 30 anni fa. E niente, penso che i grandi campioni riescono a trasmettere queste cose, Ecco, tu eri appena nato quando il grande Diego vinceva gli scudetti a Napoli. E con molta onestà, ipotizziamo una finale mondiale. Tu sei naturalizzato italiano. Ipotizziamo una finale mondiale Italia-Argentina. Per chi tieni? Di che sport? calcio. Di calcio? Sì. No, no, con Difficile. molta onestà, adesso lo devi Difficile. ammettere. È dura questa. Lo dico io, Ariel, se ti Vai, aiuto, dai. Dai, troppo semplice. E, Vediamo. sarei contento per tutti e due. Arrivare in però la coppa è una. finale, Coppa 1, va Va bene. bene, Che abbiamo capito che non si vuole vinca il sbilanciare. migliore. Che vinca il migliore. Senti, invece, sempre rimanendo al calcio, la tua squadra del cuore in Argentina e in Italia. Ma in Italia non.
Seguivo qualche giocatore più che le squadre. In Argentina simpatizzavo un po' per il Boca. Quindi la squadra di Diego. Sì. Senti, la tua carriera è quasi tutta in Italia, ovviamente. Sei partito da Rimini, Milano, Pistoia, Trieste, Reggio e culmini a Venezia, dove vinci un campionato e una Coppa Italia. Sì. E ora ancora non è culminata, sto giocando ecco, ancora. Quindi questo è di buon auspicio per tutti. Ancora non è culminata. Saranno contenti i nostri tifosi che questa è una bella promessa. No, ho fatto, come hai detto te, tutta la carriera in Italia. Sono arrivato in Sardegna prima di Rimini ancora. Stavamo parlando prima qua con Mauro. Con Mauro. Girato tanto. Niente, mi piace l'Italia, mi piace giocare a basket, quindi finché posso giocherò ancora. Senti, sei stato vicino a passare a Brescia, è vero? Ma tu hai negato sui giornali gli ultimi giorni, ma si succedono sempre queste voci di mercato, poi alla fine sono a Pesaro, quindi no. E resti a Pesaro, ecco, cerca di rassicurare i nostri tifosi, anche perché tra l'altro Brescia ieri ha cambiato allenatore. È arrivato Buscaglia, che era uno dei papabili a prendere il posto al posto di Repesa, poi meno male che è arrivato Yasmin Repesa e ha sostituito Vincenzino Esposito. Come ti trovi a Pesaro, Ariel? Come trascorri la tua giornata? Quali sono i tuoi hobby? Non mi dire solo casa e chiesa, Chiesa intendo la Vitrifrigo Arena. No, vabbè, non si può fare molto, sfortunatamente in questo periodo, però sì, sto a casa, mi alleno, mi piace cucinare, leggo un po', se è bella giornata vado a fare due passi al mare. Il Malbec l'hai trovato qui? Il Malbec... O ancora no? No, non ho trovato il Malbec. È il vino argentino, per chi non lo sapesse, un ottimo vino rosso. Sì, tranquillo. Nel senso, se c'è il sole vado fuori a fare una passeggiata, sì, almeno quello si può fare. Allora, per chi non lo sapesse, Ariel è uno dei tanti giocatori della colonia argentina che hanno popolato Pesaro. I primi due sono stati nella stessa annata, nel 1965-66, anche tu Mauro eri appena nato, diciamo, e Masolini e Carlos Ferello. Li hai mai sentiti nominare questi due? No. Carlos Ferello, tra l'altro, è stato uno che ha fatto la storia della Victoria Libertas ed è rimasto qui fino agli inizi degli anni 70. Quindi tu coroni praticamente e chiudi un cerchio che speriamo poi si possa allargare in futuro. E vediamo un attimo le statistiche di Ariel di questo campionato. Hai 7,5 punti di media partita, non so, le conosci, io te le dico, ma tanto le saprai già a memoria. 47,6% da 2, 24,4% da 3, aia, e 83,3% dai liberi. Ti aspettavi qualcosa di meglio? Ma io sinceramente sono contento che stiamo vincendo. Penso sia più importante le statistiche personali. Speriamo le migliorerò, quello sì. Sì. Però se si continua a vincere e tiro male, va bene così. La tua miglior partita qual è stata? La migliore secondo me l'ultima. È con Venezia, o l'ultima, sì. Sono state le due parti migliori. Però... E con Repesa come ti sei trovato? Bene, molto bene. Ecco. Molto bene, sì. Mi piace molto come lavora. Anche con tutto il gruppo e tutti gli assistenti, penso che stiamo facendo un bel lavoro. Bisogna solo continuare così, senza smettere o abbassare la guardia, no? Continuare a lavorare e cercare di vincere altre partite. Invece con Carlos Delfino lo conoscevi già da prima, come ti trovi e con i compagni di squadra anche, non solo con lui? No, con Carlos l'avevo incrociato una volta quando lui era a Torino, io ero a Velino. Ho fatto 5 minuti prima della partita di chiacchiere, quindi praticamente l'ho conosciuto ora quest'anno. Mi trovo molto bene, un grande campione, ha fatto una carriera incredibile, continua a avere la passione che aveva quando era giovane, nel senso non è che è cambiato qualcosa, si allena con grandissimo impegno
un esempio per i compagni, nel senso che vedi uno che ha giocato 10 anni in NBA, ha fatto Eurolega, ha vinto medaglie olimpiche, esatto, sì. Che arrivi in salina così, devi stare zitto e andare dietro, se no è da vergognarsi, no? Poi anche il resto dei ragazzi, tutti molto disponibili, sì. Tranquilli. C'è qualcuno con cui hai legato maggiormente? No, un po' tutti. Con tutti, sì, un po' con tutti, no. Con Carlo sono legato un po' di Beh, più, certo. Per il fatto degli argentini, sì, è andato a mangiare quando si poteva, qualche volta insieme. Però tutti i ragazzi siamo bene insieme, un bel gruppo, diciamo. Benissimo, dai, che forse da domani col nuovo DPCM si tornerà ad andare a pranzare almeno. Marco, intanto grazie perché so che ti sei fatto tantissimi chilometri, sì, Marco Brianzolo, un po' di neve per arrivare qui nei nostri studi. Il 27 di settembre, quando ti intervistai, misi in evidenza le tue grandissime doti di commerciale. Ahia. E suggerì al tuo vicepresidente, la signora Teso, di darti un aumento di stipendio o un passaggio di ruolo. È accaduto oppure è rimasto? Secondo me un reminder potrebbe essere, potrebbe essere utile. Però mai dire mai, adesso è Natale, vediamo se arriva qualcosa sotto il camino. Boh. Marco, ci presenti il gruppo IVM, com'è sì. Che si è avvicinato al basket, perché è entrato nel consorzio Pesaro Basket? Ma allora, il nostro gruppo nasce nel 1946, proprio subito dopo la guerra, ed è specializzato, diciamo, nella produzione di vernici per il legno, dedicato all'uso professionale, quindi non al fai da te, e in tutte le sue declinazioni, quindi industria del legno, dal mobiliere al terzista, qualsiasi cosa sia legno, noi in buona sostanza la verniciamo. Poi il gruppo è specializzato nella verniciatura, nella produzione di resine, elastomeri e adesivi. E la sua storia è stata una storia di successo, fondamentalmente dal dopoguerra in avanti, con la crescita dell'industria italiana e con la crescita dell'industria del mobile, l'azienda ha sempre avuto ottimi risultati, fino a quando i due fondatori, i nipoti e il genero del fondatore, che sono il signor Adriano Teso e l'ingegner Massimo Milesi, hanno avuto l'illuminazione di avviare già negli anni 70 una fase di internazionalizzazione che ha portato il gruppo ad espandersi non soltanto nei mercati nazionali ma anche sui mercati esteri, aprendo poi filiali e consociate in Spagna, in Francia, in Germania e soprattutto in quegli anni rilevando una grossa azienda all'epoca che era commissariata per risultati non particolarmente soddisfacenti, che era la Ilva, che è diventato poi uno dei brand attuali del gruppo. I brand attuali del gruppo sono tre: Milesi, Ilva e Cromalac, che è stata un'azienda invece acquistata in Germania nel 1986, sempre nell'ambito di questi progetti di internazionalizzazione e di espansione del gruppo. Poi le altre date, diciamo, storiche per noi sono state l'avvio della progettazione dello stabilimento dove siamo oggi, a Parona Lomellina, che è il più grande stabilimento in Europa specializzato nella produzione di vernici per il legno. È un progetto molto importante perché l'impianto è stato sin da allora progettato con criteri molto avveniristici, mirati tantissimo alla salvaguardia dell'ambiente e delle persone che ci lavorano dentro. Progetto che è partito alla fine degli anni, diciamo all'inizio degli anni 90, 90-95, e poi è finito sostanzialmente in modo proprio compiuto nel 2010, quando anche gli uffici sono stati trasferiti presso la sede di questo stabilimento produttivo. Poi ci sono state l'apertura di consociati in Polonia, negli Stati Uniti. Oggi in buona sostanza commercializziamo praticamente in più di 100 paesi nel mondo e siamo un'azienda leader nel nostro settore. E questa è la storia, Marco, questa è la del storia. Gruppo. Perché come arriviamo, ti siete, ecco. Perché, beh, un po' per passione, un po' per coincidenza, e non voglio essere ipocrita, anche un filino per ragioni di business. Allora, la coincidenza è stata data dal fatto di conoscere una persona che a sua volta conosce Vario Costa, con il quale siamo venuti in contatto. Da buon milanese, abbiate pazienza, Pesaro è sempre stato un nemico storico, devo dire, nemico in senso sportivo. Certo. Avvicinarsi ed entrare nella sede di Pesaro per parlare con Ario, per vedere se c'era questa possibilità di sponsorizzare la squadra, è stato veramente emozionante. Da lì è riemerso il mio passato di cestista, perché anche se non ho giocato ai livelli di Ariel o non ho avuto carriere da allenatore come ha avuto il mio collega di giornata, ho giocato fino in Serie C e ho detto, caspita, ritornare alla pallacanestro dopo tanti anni, dopo aver smesso, è stato molto bello. Quindi
c'era questa possibilità di diventare sponsor, l'abbiamo colta, anche per ragioni di business, perché all'interno del consorzio che sostiene la squadra ci sono aziende del nostro settore, nella nostra filiera produttiva, e quindi c'era anche la possibilità di fare... Il cosiddetto networking. Il cosiddetto networking. Poi perché farà nella pallacanestro, o meglio in generale nello sport e nella vita aziendale, poi ci sono un sacco di similitudini, no? Lo sport è una specie di scuola di vita traslata, quindi il fatto di allenarsi può essere, o di lavorare in gruppo vale tanto nello sport quanto nella vita, quanto nell'azienda. Lavorare in sponsorizzare una squadra come Pesaro, così, così fortemente radicata sul territorio, con un così forte senso di appartenenza, si trasla anche nella nostra storia aziendale, dove abbiamo tantissime persone che lavorano con noi da tanti anni, quindi insomma c'erano tante cose in comune, sì, sì, sì. Per cui abbiamo unito un po' l'utile al dilettevole. Benissimo. Mauro, veniamo a te. Hai debuttato 18enne in Serie A1 con la Scavolini anno 79-80, quindi eri a Milano nel famoso spareggio di Varese, no scusa, contro Mestre, Mestre esatto. Vedi, la Brianza adesso mi frulla in testa, anche perché dopo avremo una bella sorpresa relativa. Quindi spareggio con Joe Pace e poi l'anno dopo, il primo anno di una Scavolini che poi sarebbe arrivata ai vertici internazionali, quello con Bui ed Holland. Quattro stagioni in A1, tra Pesaro, una a Torino e una a Montecatini, e cinque in A2. E la tua carriera di allenatore invece un globetrotter, non so se lo sapete, Mauro dopo Montichiari, Fabriano e Parma è stato in Nigeria, in Cina, in Romania con il Satumare, che però non è sul mare, in Transilvania, no. e hai fatto anche il commentatore, per questo sei qui anche questa sera, per TV San Marino. Tempo perso, sì. Quindi a Pesaro quanti cuori hai spezzato quando eri così giovane, con quella chioma, era un ragazzo bellissimo, sì, lo è tuttora, un bell'uomo, aveva questi capelli biondi e platino, e io mi ricordo, perché ero un ragazzino, c'erano le ragazze che andavano al palazzetto per vedere Procaccini. Vedi, tanta roba. Non lo so, però è passato troppo tempo, non ci si ricorda, poi ho passato dopo... Quei due anni a Pesaro, ho passato molto più tempo fuori da Pesaro che a Pesaro. Esatto. Da buon pesarese, diciamo. Il detto, nessuno è profeta in patria, proprio con me va benissimo. E, però diciamo che sia da giocatore sia da allenatore mi sono preso delle belle soddisfazioni, sono felicissimo di quello che ho fatto, quello che sto facendo. Adesso mi occupo anche di bambini, di ragazzi, c'è una società mia, perciò da lì non mi può mandare via nessuno. Come si chiama la società? Si chiama Proca Basket Gators e niente, mi diverto, quando sono a casa c'ho da fare, insomma. E devo dire la verità che sono stato molto felice domenica di aver commentato Pesaro, perché parlando con Ariel, in cui abbiamo avuto qualche punto in comune, come diceva prima, lui è venuto in Italia a Porto Torres, dove io ho allenato due anni, ero ancora molto giovane, e Porto Torres, che ha dato anche altri giocatori, c'aveva un presidente bravissimo a cercare specialmente argentini, c'è stato un altro giocatore che gioca in A2, Gersetti, ma tanti giocatori veramente bravi che sono passati da Porto Torres. E niente, sono qua e mi diverto. E senti, l'esperienza in Romania si è conclusa con il Covid? Sì, purtroppo sì, stavamo aspettando le semifinali playoff e invece si è dovuto interrompere. Femminile, no? Femminile, sì. E invece Cina e Nigeria sempre femminile. Cina sì, è stata femminile, e sì. La Nigeria era la nazionale, però la nazionale nigeriana femminile. Sì. Sì, e la Cina, visto che è un continente, più o meno in che città eri? La Cina ero nello Xiangxi e la città si chiama Taiyuan. Ero al nord di Pechino, anche quella è stata una bellissima esperienza. Sono bellissime esperienze. Sì, immagino, assolutamente. Sì. Infatti sono molto contento di quello che ho fatto. Senti, invece adesso se qualche bambino volesse venire nella tua società, a chi deve contattare? Così facciamo anche un po' di pubblicità alla Proca Gators. Noi pubblicità ne facciamo molto poca, perché non, oddio, su social ci siamo, su sì. Facebook. Ma sai, a Pesaro, se uno vuole andare a giocare a pallacanestro con me, non penso ci siano problemi. Sì, a parte che hanno l'imbarazzo della scelta. Però noi siamo una delle poche società adesso che ancora ci alleniamo, i ragazzi vengono all'aperto, ci muoviamo lo stesso. Dove siete? Siamo in via Luca della Robbia,
dietro il vecchio. Sì, i campetti nuovi. Esatto. Sì. E sono contento perché perlomeno diamo la possibilità ai bambini di, nonostante tutti questi divieti, secondo me sono stati penalizzati in maniera incredibile questi bambini, e noi ci proviamo. Il mese di novembre è stato bellissimo, giocare all'aperto si può fare perché l'abbiamo fatto tutta la vita. Esatto. Qualche genitore si comincia anche a convincere che anche se stanno un po' all'aperto a giocare non si ammalano, non succede qualcosa di eclatante. Perciò, anzi. E stiamo giocando, è importante che si divertano i ragazzi. Benissimo. E Ariel, la pausa, come avete affrontato questi giorni di stop? Repesa vi ha torchiato come al solito o vi ha lasciato un attimo un po' di più di respiro? No, vabbè, giustamente ci ha lasciato un pelino più tranquilli, però ci siamo sempre allenati, abbiamo fatto un po' di, soprattutto un po' di corsa, no? Anche noi all'aperto, siamo andati al campo scuola a correre un po'. Sì. Per tenerci in movimento e recuperare anche magari i ragazzi che erano stati a casa per un po' di tempo, no? Quindi tranquilli, da ieri siamo tornati in palestra tutti insieme, per fortuna, a cominciare a fare allenamenti di gruppo, di basket, a preparare la partita. Si è parlato molto in questi ultimi tempi della mancanza di un'alternativa a Kane, come ben sapete, Repesa lo ha chiesto tante volte e ultimamente si è chiuso anche il discorso su Eboua, che era uno dei papabili e che comunque ha deciso di affrontare l'avventura con i Miami Heat. Avete una opinione a proposito? Veramente manca questa alternativa a Kane? O ritenete che Repesa sarà un mago che con la sua bacchetta potrà ovviare a questa mancanza? Marco e Mauro. Allora, la squadra ha dimostrato che anche con l'assenza di un secondo lungo, fondamentalmente, ha saputo tenere il campo molto bene, lavorando bene in gruppo, almeno questo è quello che è emerso da spettatore che capisce di pallacanestro, ma sempre fino a un certo punto. Certamente avere un secondo lungo ti consente probabilmente di riuscire a giocarsela di più con delle squadre più strutturate che non quelle, diciamo, di media o bassa classifica, perché chiaramente poi la questione fisica diventa importante sotto canestro, e giocare soltanto con un'ala grande o un'ala piccola prestata alla grande come può essere Filipovic non è detto che possa essere sufficiente. Ovviamente opinione che vale uno, Mauro? Non hanno demeritato assolutamente Filipovic e Zanotti quando sono stati chiamati in causa, Guarda, me l'hanno chiesto sì. Anche da poco. Però io dico che le squadre si fanno a giugno e dopo qualche anno, diciamo, Pesaro ha scelto dei giocatori, secondo me, validissimi, ha un nucleo fantastico, perché Ariel, non perché è qua, ma Carlos, Kane, sono tre giocatori che ti fanno la squadra. Non hai bisogno, secondo me, di andare a cercare, perché tanto non devi vincere il campionato. Zanotti ha fatto per me molto bene. È un ragazzo che sta dimostrando che ha voglia, che non deve giocare 30 minuti, e magari prendendo un giocatore che magari vuole anche minutaggio, dopo nelle squadre è facilissimo rompere certi equilibri che in 3-4 mesi si sono costruiti anche con molta fatica. Perciò prima di andare a mettere le mani in questa squadra io ci penserei molto, ma molto bene. Benissimo, Mauro, molto categorico e preciso. Ariel, si va a caccia del quinto successo consecutivo. Adesso Mauro lo sa bene che il record per la Scavolini, per la Victoria Libertas, vedi lapsus freudiano avendoti qui davanti, 10 vittorie consecutive e l'ha fatta la sua squadra dal 30 dicembre 1980 al 22 febbraio 1981. C'erano Bui Holland e il signore che ti siede qui alla sinistra, mentre le 5 vittorie consecutive mancano dal 2011-2012. Questo lo sapevi? No, non lo sapevo. Speriamo di arrivarci. Speriamo di continuare a vincere. Niente. Pensiamo a Treviso. Ecco, ti ho stimolato proprio per arrivare al discorso di Treviso. Come vedi la partita di domenica? Ricordiamo alle 17:30, domenica 6, contro la De Longhi dell'amico Andrea Gracis, che abbiamo avuto presente qui ospite in trasmissione un paio di settimane fa. Ariel.
Beh, sarà una partita molto difficile, come le sono tutti. E loro hanno giocato veramente poche partite, perché sono stati fermi, non loro, bensì, sennò le altre squadre che vanno a affrontare loro hanno sempre avuto problemi, quindi non hanno giocato, mi sa, due partite nelle 6 partite ultime. hanno giocato Sì, loro su 9, sì, noi ne sì, sì. abbiamo giocate 9, quindi hanno un po' di Hanno punti un da po' di punti, recuperare. sì. Però è una squadra molto, molto dinamica, se in giornata c'hanno giocatori come Logan, che può segnare da tutte le parti, quindi niente, dobbiamo stare attenti, cercare di controllare il ritmo, non farli gassare, entrare in partita e provare a vincere. Senti, per la proprietà transitiva, Delfino sta alla Victoria Libertas come Logan sta alla De'Longhi Treviso. Sai perché? No, Perché hanno 38 anni tutte e due. tutti e due 38 Esatto. E portano quindi bene, dice. stanno bene. Quindi, esatto. E, la bolla. Siamo reduci da una settimana di bolla. Tu, Marco, Mauro, che hai una tremenda esperienza internazionale. Filippoviti torna a casa perché gli ungheresi erano risultati positivi. L'Italia non gioca contro la Macedonia del Nord perché nella Macedonia del Nord c'era bisogno di andare a Tallinn, bloccare il campionato, che già abbiamo tutte le caselle strapiene per andare a disputare questo No, torneo che all'Italia poi non guarda, interessa. no, non c'era bisogno. Appunto. È finito. La mia risposta è questa: non È c'era quella. bisogno. Perché in un momento del genere, cioè, poi hanno parlato anche diversi allenatori, anzi, direi l'allenatore Messina, qualche tempo fa, aveva fatto una lettera o qualcosa Sì, esatto, ne abbiamo dove, parlato in trasmissione, sì. cioè, io penso sia una cosa abbastanza ovvia questa qui. Comunque abbiamo vinto contro la Russia, non so se Marco l'hai seguita, la nazionale di Sacchetti ha battuto nuovamente la Russia, quindi resta imbattuta. Ariel, un ritorno in nazionale, te lo auguri, te lo aspetti? Io non ho mai pensato, anche quando ho avuto la fortuna di essere nazionale, non ho Esatto. mai pensato di giocare per arrivare in nazionale. Se fai bene le cose nella tua squadra e giochi bene e la squadra va bene, c'è possibilità sempre di essere chiamato, no? Quindi Una speranziella di andare a Tokyo ce l'hai, dai. bisogna fare il preolimpico prima, Esatto, sì. quindi io spero di fare bene a Pesaro, di continuare a giocare qua e poi se faccio bene qua e mi Chissà che chiamano, Sacchetti non ti fa una telefonata. non lo so. Ce l'hai il Intanto tuo devo numero di migliorare le telefono. percentuali da tre. Cominciamo È da lì. vero. E Marco, la notizia della settimana è il ritorno in Italia di Belinelli. Dopo 17 anni ritorna nel ben paese, 13 anni trascorsi in NBA, l'unico italiano ad aver vinto l'anello e Ariel lo incontrerà il 30 di dicembre nella partita di recupero. La tua opinione, come lo vedi? Farà la differenza, Marco? Farà la differenza secondo me per le ambizioni della Virtus di tentare di entrare in Eurolega, credo, no? Cioè mettere una squadra che oggettivamente avrà tantissime soluzioni oltre a quelle che già ha. Il ritorno sicuramente è di un personaggio molto prestigioso perché Belinelli ha fatto sicuramente una carriera molto, molto interessante. Considerando chi gestisce il gioco in Virtus, sarà sicuramente molto, molto pericoloso. Vediamo, non so valutare la scelta che ha fatto il giocatore di rientrare dalla NBA perché è stato abbastanza nomade, insomma, negli ultimi anni, ha girato tante, tante Tante squadre, squadre, esatto, tante franchigie. e quindi non so davvero valutare il motivo personale per cui abbia scelto di rientrare, certamente da campione nel nostro campionato. Vedremo anche come sarà con le difese, no? Che in Italia mi sembrano un pochino forse più aggressive che non in NBA in certe fasi dell'anno, quando magari sono un pochettino più morbide, sarà molto interessante vedere. Comunque tanto di cappello a lui e soprattutto bello per il prestigio del nostro campionato. Esatto. Ma Mauro, invece parliamo di Eurolega, perché è un argomento che non abbiamo mai affrontato, ma questa settimana, visto che l'attualità ce lo consente, lo possiamo fare. L'Armani ha vinto in Israele contro il Maccabi dopo ben 33 anni. Tu
tu sono sicuro che seguirai la competizione. Chi sono le vostre favorite? Partiamo da Mauro per la vittoria finale. Ma io penso che alla fine il Cesca è sempre una squadra da tenere in grande considerazione. Fenerbahce non più, in questo momento non penso sia una squadra ancora di grandissima. Per me Milano potrebbe fare bene quest'anno, per me Milano potrebbe fare veramente bene. Poi il livello forse è leggermente sceso, ma è un'annata talmente anomala dove anche tanti giocatori, anche americani, secondo me, hanno avuto qualche problema anche nel muoversi, contratti, è difficilissimo. Milano potrebbe approfittare di questa cosa qui quest'anno. È già un miracolo che si giochi. Esatto. Sì, è già un miracolo che si giochi, perché già quante partite all'inizio sono state rinviate, perciò anche lì sarà una gran confusione quando si dovranno recuperare con i campionati, Eurolega, poi Eurolega giochi ogni 3 giorni e i viaggi non sono così brevi come in Esatto. Italia. Non si va da Varese a Cantù. Esatto. Ariel, le tue favorite in Eurolega, la segui la competizione? Sì. Favorite, secondo me, come ha detto lui, Cesca. Cesca, Barcellona, Efes e Milano, secondo Il me. Valencia è messo bene adesso. Valencia ha messo bene, sì, anche. Vabbè, quelli che mi piacciono a Certo, sì. me. Marco? Faccio prevalere la parte di cuore del Brianzolo, quindi Milano. diamo Milano, va, anche perché tanti anni che ci prova, quindi speriamo che sia la volta buona. Grazie mille, allora ci prendiamo un attimo una pausa per la pubblicità e ritorniamo fra poco. Perfetto, torniamo in trasmissione. Ormai le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori non vedono l'ora di arrivare a questa parte della trasmissione in cui presentiamo sempre delle glorie. Non voglio usare la parola vecchie perché poi mi sembra abbastanza riduttivo. E volevo ringraziare pubblicamente, lo faccio in trasmissione, Claudio Iacchini, colui che gestisce il canale Basket Pesaro, dal quale abbiamo raccolto e sicuramente raccoglieremo anche in futuro tantissimi contributi filmati sul passato della Victoria Libertas, nonché ovviamente il canale VL Pesaro History. Lo sapevate che esisteva un canale tutto dedicato al passato della VL che si chiama Pesaro History e fa il verso anche nel logo a History Channel, che gira su Sky, che è il canale ufficiale storico della società. Nella nostra rassegna di grandissimi campioni che hanno calcato il parquet di Viale dei Partigiani e della Vitri Frigo Arena, dopo Joe Pace, Roosevelt Bui, Andrea Gracis, Lloyd Daniels e Terry Duerod, oggi siamo in collegamento con Cantù perché abbiamo via Skype niente poco di meno che Nembo Kid, sì, è proprio lui, il Clark Kent della storia del basket nazionale al secolo, Antonello Riva. Ciao Antonello e grazie mille per aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi, è un piacere sempre ricordare quei 2 anni passati a Pesaro, è sempre un mio piacere parlare con voi. Antonello, ma chi è che ti affibbiò questo nomignolo Nembo Kid, Clark Kent, Superman, Bomber? Ma lo sai che io fisicamente già da piccolo ero bello sviluppato, quindi quando cominciai a giocare ed ero anche giovanissimo. Lì c'era solo Aldo Giordani, il telecronista per eccellenza, era solo lui e quindi in una telecronaca mi chiamò con questo nomignolo e poi ecco, naturalmente mi è rimasto addosso per tutta la carriera. Antonello, ecco, tu hai ricordato quando eri bambino, sei passato da una squadra oratoriale alla Pallacanestro Cantù, poi
Per un pulmino e 10 palloni, è vero? Sì, che poi il pulmino mi sa che ha fatto pochi chilometri e poi non si riusciva più a parlare. E i palloni erano ormai. Sì, no, è verissimo, verissimo. Ancora fermo dove l'avete parcheggiato, mentre i palloni vi facevano comodo alla squadra oratoriale in quell'epoca. Sì, puoi immaginare un paesino piccolo, una squadra filo oratoriale, quindi era naturale che anche un solo pallone faceva comodo. Ariel, lo sai che il signore in collegamento detiene il record italiano di punti segnati? Ne ha fatti 14.397. Lo sapevi questa? Quindi hai davanti Sì, veramente no, la storia del basket italiano. E bandiera della pallacanestro Cantù, naturalmente, campione d'Europa nel 1983 a Nantes con la nazionale. Ancora Mauro Antonello detiene il record di punti. Nessuno riuscirà a strapparglielo, penso. no, Ormai col basket attuale. assolutamente no. Ma poi Antonello, oltre ad essere è stato un grandissimo giocatore. È stato anche un validissimo dirigente ed è una grandissima persona. È sempre bello rivedere certi volti amici dopo tanti anni. Antonello, tra l'altro, dopo aver vinto tutto a Cantù, ricordiamo brevemente due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe, un campionato italiano, una Coppa Intercontinentale, hai tradito Cantù per andare a giocare a Milano? Questo non lo puoi negare. No, lo dicevo ieri sera, guarda, perché ero in un Zoom call con un gruppo di giovani della Pallacanestro Cantù, e lo sai, Cantù è stata per parecchi anni proprio a livello. Pensa che mi ricordo che nell'89 in bacheca Cantù aveva gli stessi allori del Real Madrid, cioè Madrid sappiamo che quale tipo di metropoli, non solo europea, probabilmente mondiale, pure Cantù. Perché era riuscita a raggiungere questo grandissimo risultato? Perché aveva percorso un po' in tempo, aveva organizzato un buon settore giovanile e ogni anno riusciva a mettere sul mercato un pezzo pregiato, quindi con quei capitali poteva far fronte a un budget abbastanza buono per competere addirittura con le migliori formazioni. E quindi quell'anno nell'89 toccò a me, quindi lì c'era ancora il cartellino, quindi Cantù se non voleva vendermi poteva anche non vendermi, quindi è passato come un mio tradimento, ma effettivamente è stata Cantù che mi ha venduto. E poi e ha incassato. E poi nel 94 approdi in ancora c'era Viale dei Partigiani. Dopo tanti anni in cui io mi ricordo Mauro era uno dei giocatori più insultati a Pesaro, perché ogni volta che prendeva la palla, tutto il pubblico, i 5.000 che gremivano il palazzetto, cominciavano a urlare contro Riva. E poi finalmente arriva a Pesaro e ti ricordi quella presentazione curata da Elio Giuliani al Cruiser che non ti aspettavi perché c'era mezza Pesaro ad accoglierti. Come poter dimenticare? Anche perché, sai, effettivamente, ripensando a quei giorni, dal momento in cui Puglisi mi chiamò, che era l'allora general manager, e alla mia decisione, ci fu di mezzo, ecco, un colloquio con Bianchini. Sai, Bianchini era praticamente il mio allenatore, colui che mi ha avuto il coraggio di lanciarmi, di aprirmi le porte per la massima serie, no? Quindi avevamo un rapporto particolare, perché dovevo venire a sostituire niente po' di meno che Carlton Myers, che non è che fosse Carlton Myers al termine della sua carriera, era proprio nell'esplosione massima. Poi adesso non mi ricordo, ci fu quella comproprietà, quindi quelle buste, quindi Carlton dovette tornare in serie. E quindi io dovevo venire a sostituire lui in una piazza, come appena detto, dove ero odiatissimo. Quindi non è stata una scelta così facile. Se non ci fosse stato l'intervento di Valerio,
Non so se... E poi invece, ecco, immediatamente, guarda, dal primo minuto che misi, che scesi dalla macchina lì a Pesaro, sentii, avvertì proprio sulla pelle il calore umano proprio di tutta la città, dei tifosi in primis. Antonello, ci raccontasti la scorsa primavera in un'intervista via Zoom quanto ti sorprese il tuo debutto al vecchio Palace, che non ti aspettavi in una partita di Coppa Italia, dopo che avevate giocato in un palazzetto semivuoto a Modena. Arrivate a Pesaro, tu avrai detto ci saranno soltanto le mogli e le fidanzate dei giocatori, e ti sei ritrovato 5.000 persone in una partita di Coppa Italia. Sì, guarda, quello è verissimo, questa cosa. C'era, io ero abituato a Cantù, quando c'erano queste partite, davvero, forse neanche tutte le mogli venivano al palazzo, quindi potevi contare le presenze. Quindi mi aspettavo una cosa del genere, perché poi addirittura vincemmo di 30-40 punti a Modena. Quindi quando entrai in campo, veramente rimasi allibito, perché poi ricordi, non è che c'era poi un tunnel così lungo, così lontano, anzi lì dallo spogliatoio praticamente uscivi e entravi in campo, e quindi immediatamente mi trovai proprio allibito a vedere così, proprio, erano tutti abbonati e quindi erano presenti tutti, incredibile davvero. E, tra l'altro, Antonello, nel tuo primo anno qui a Pesaro, stagione 1984-95, che comunque concludeste con un sesto posto, eliminati ai quarti da Treviso, con in panchina Bianchini, fosti il migliore marcatore con 19,9 punti a partita, e avevi in squadra Bennett, Dell'Agnello, Magnifico, Garrett, Pieri, Calbini, Gaines e Costa, insomma una squadra, una signora squadra. Guarda, era, certamente era un campionato molto competitivo, era una squadra che a me piaceva tantissimo, perché tra l'altro avevo la possibilità di giocare con tre ragazzini con i quali avevo speso gran parte della mia carriera in nazionale, sia anche giovanile, sto parlando, avete capito, di Ario Costa e Walter Magnifico, ma anche di poi di Dell'Agnello, erano tre ragazzi con i quali avevo giocato solo in nazionale, quindi condividere con loro quell'esperienza in un campionato fu per me veramente un grande stimolo, ecco, per cercare di fare il meglio. Potevamo forse fare qualcosina in più, perché io dico che nelle prime quattro ci potevamo stare, però poi trovammo Treviso, che effettivamente era al di sopra delle nostre possibilità. Antonello, racconta ai nostri tifosi quel giorno in cui Bianchini ti disse, ti confessò, Antonello, abbiamo in mano mezzo scudetto. No, poi i motivi per i quali ti ha detto quella frase. Sì, no, senza nulla, lui non mi fece nessun nome, però senza nulla togliere poi ai ragazzi che giocavano la posizione di playmaker quell'anno, perché fecero addirittura molto bene per quanto mi riguarda. Insomma, e quindi lui in una trasferta si avvicinò e mi disse appunto questa cosa: Antonello, guarda che metteremo le mani sullo scudetto. Ma io lo guardavo un po' così allibito. Poi ecco, stavamo parlando, lui era sicuro, anzi Juzzolino gli aveva detto che sarebbe venuto a giocare a Pesaro. Poi Verona fu brava a incunearsi e non so, poi dopo sai, le dinamiche del mercato hanno tutte una loro procedura, e purtroppo, come sapete, Juzzolino non arrivò e andò così. Però effettivamente, vedendo quello che ha fatto poi in Italia questo tipo di giocatore, io penso che quell'anno veramente potevamo giocarcela davvero. Invece l'anno dopo, Antonello, sempre usciamo ai quarti, questo giro contro la Fortitudo Bologna targata Team System, ed in squadra avevi Sweepy, Pisellino, Lloyd Daniels, che abbiamo ricordato la scorsa settimana nella puntata numero 4. Che ricordo hai di quel mattacchione di Daniels?
Ma vuoi la parte bella, la parte brutta? No, io guarda, sinceramente ti devo dire che tecnicamente un giocatore così forte, guarda, forse bombe cadute, cioè nel senso che quando lui voleva segnare non lo fermavi. Guarda che quell'anno lui giocava tutti i giorni in allenamento quando aveva voglia contro dell'Agnello. E quindi giocare contro dell'Agnello lo conoscete bene, non è poi così semplice fargli canestro. Insomma, lui veramente tecnicamente era un giocatore pauroso. Purtroppo, che sapete, anche effettivamente qualcosa in testa gli mancava. Non so se voi l'avete ricordato, ma in un time out, adesso non mi ricordo più dove fossimo, che poi effettivamente la società lo mise fuori squadra, addirittura sputò in faccia letteralmente a Valerio, che lo stava un pochino riguardando a un time out. Purtroppo, ecco, fu una scommessa che per alcuni versi andò anche bene, perché mi ricordo di prestazioni strepitose. Adesso non mi ricordo più se addirittura contro la Fortitudo lui disputò in casa una partita incredibile, paurosa. Insomma, tecnicamente è un giocatore di un altro pianeta. Purtroppo, ecco, sai, non è solo sufficiente essere talenti, tu hai lì due giocatori che conosco benissimo e hai proprio, ecco, loro sono giocatori completi. Pisellino Daniels mancava di qualcosa. Marco, da milanese a Brianzolo hai la possibilità di fare una domanda a una leggenda, a un monumento Una del domanda basket, buona o una domanda cattiva? quello che vuoi. No, una curiosità, Antonello, cosa fa un campione come te dopo aver cessato l'attività sportiva da professionista? Oggi di cosa ti occupi? Devo dire, io dopo ho fatto per 10 anni, ho fatto il dirigente, e i primi anni con discrete soddisfazioni. Sto parlando a livello lavorativo, non naturalmente del risultato. E quindi ecco, poi ecco, dopo questi 10 anni, negli ultimi tempi, sai, la crisi, naturalmente tutti noi conosciamo, economica mondiale, prima ancora, poi adesso di questo momentaccio. Comunque ecco, questa crisi già una decina d'anni fa si sentiva, però sinceramente non mi piaceva più il tipo di lavoro che stavo facendo, quindi mi sono allontanato. Adesso sono nel campo del benessere e mi piace tantissimo, perché è un'attività particolare che mi ha regalato un sacco di tempo libero. Adesso sto guardando dalla finestra, vedo che sta nevicando, ma già lo sapevo, quindi io lunedì e martedì sarò, anche se non si... Spero che il nostro amico Conte ci liberi almeno il movimento nelle province, ma sarò in montagna. Quindi ecco, adesso sono fuori dal basket con grandi soddisfazioni. Però volevo dire una questa cosa, che il passaggio, cioè il momento in cui passi da giocatore a persona comune, è un passaggio non semplice, non facile, anzi molto difficile. Tutti coloro che seguono Antonello Riva sulla sua pagina Facebook, io sono uno di quelli, tutte le sante mattine che il Signore manda sulla terra, lui entra in trasmissione e in diretta fa colazione. È vero, Antonello? Sì, è una cosa che mi diverte anche così, naturalmente per far vedere che effettivamente poi questi prodotti li uso, ma mi diverte, è come se davvero, io non sono mai, pochissime volte sono andato al bar a far colazione, perché la colazione la facevo sempre a casa. Però così, è un momento, ho iniziato quando c'è stato il lockdown, un po' anche per mantenere un po' i contatti con gli amici che non puoi più incontrare fisicamente. Antonello, ti ringraziamo per la tua gentilezza, la tua disponibilità, la tua storia, le tue competenze. Speriamo di riaverti in trasmissione presto. Un saluto da Pesaro. Vuoi dare un bacione a tutti i tifosi che ti hanno prima insultato, ma poi osannato alla grande quando sei sceso in campo con la maglia biancorossa?
Sì, naturalmente abbraccio tutta Pesaro, perché pensate che addirittura mia moglie dopo quei 2 anni lì non voleva più neanche andarsene. Tanto è vero che per un anno abbiamo tenuto un appartamento che abbiamo preso in affitto, perché non voleva più andare via da Pesaro. Quindi questo dimostra di quanto Pesaro sia stata accogliente nei miei confronti. Quindi li abbraccio tutti, faccio un grande in bocca al lupo, sto vedendo che stanno andando bene, quindi alla squadra attuale, e quindi spero di rivedervi presto. Grazie mille Antonello, e siamo arrivati anche oggi al termine della nostra trasmissione. Ricordo ancora una volta che potete partecipare attivamente a Insieme a Canestro utilizzando il nostro numero di WhatsApp che va in sovraimpressione 346 367 3780. Diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, 10 dicembre, sempre alla stessa ora, stesso canale, ma attenzione perché ci sono tantissime repliche, perché se perdete Insieme a Canestro questa sera alle 21:15 la potete subito rivedere più tardi, sempre giovedì alle 22:30, il venerdì alle 11:40, alle 15:20, il sabato alle 16:15 e alle 22 e domenica alle 10 e alle 15. Quindi domenica prima Insieme a Canestro per chi se la fosse presa e poi la partita in diretta su Eurosport. Treviso Pesaro, stavo per dire Benetton Scavolini. Ovviamente non mi resta che sollecitarvi a mettere like sulla pagina Facebook di Rossini TV e sul profilo Instagram e invitiamo anche i nostri ospiti a farlo. Ariel, hai una tua pagina Facebook, un profilo Instagram? Sì, c'è Allora, pure tutte Instagram. le ragazze pesaresi, se la sua fidanzata non è Voi, gelosa, ecco, vero? esatto, potranno seguire Ariel, Mauro, che sicuramente avrà vari profili social, No, lascia stare. e la IMV Lasciassimo. Chemicals, ecco, IVM. IVM Allora, che Chemicals, bello. perdonami, e ringraziamo l'azienda che con il suo intervento permette al basket pesarese di essere vivo e di essere tornato quest'anno alla grande. Ci vediamo giovedì prossimo.